Passiamo alla parte, insomma, del premio UPNOS. La farei in tre fasi. La prima fase, Come? tu non lo sai, ma io ti aggiorno. Via. La prima fase, faremo la premiazione Dell'anno scorso. dell'anno scorso. La seconda fase, parleremo di questo progetto, o Ah, ok. comunque, e poi faremo. Così teniamo live fino alla Eh beh, fine. certo, insomma, poi. Va bene, allora, l'anno scorso abbiamo già annunciato i vincitori, però insomma non avevamo ancora avuto l'occasione di consegnare i premi per tre racconti che sono stati pubblicati, il primo sul punto vincitore sul numero 11 di UPNOS e il racconto arrivati sul podio, secondo e terzo, invece sul numero 12. Quindi tutti e tre i racconti avete occasione di leggerli sulla rivista se non li aveste ancora già letti. Quindi, allora, adesso prendiamola. Tiriamo. No, 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 ce la dovrei fare. Ok. Uno. Beh, salutiamo intanto Due. Laura Sestri che Sì, allora, ovviamente Laura Sestri se la passa vi meglio di noi saluta. perché è al mare. Sì, voglio dire, ecco, non è Noi che siamo lì adesso, a mare, sì, però tanto ci spiace non sia con noi, però ecco. No, vabbè, chiamo siamo. Francesco, però guarda. E allora, sì, infatti adesso volevo parlare un po', quindi il nostro premio, due parole per chi non conoscesse, è giunto all'ottava edizione, l'ultima edizione con un grandissimo successo con 165 racconti, 167. 167 racconti, Tutti 121 gli ultimi 24 autore, di cui metà nelle ultime 24 ore, mannaggia voi. Ma certo. Che noi ci, no, ma li leggiamo prima mentre arrivano, poi Ma sì. ovviamente ne arrivano 80 il 30, il 31 di marzo. Quest'anno è stato un massacro, Quindi veramente. la giuria è composta, diciamo, preliminare da me e da Andrea e da Laura Sestri e si aggiunge Francesco Lato nella valutazione finale, che è qui con noi. E quindi questa analogia che sia quest'anno dell'anno scorso, quindi diciamo i premi rappresentano la giuria Il di questi due podio, anni. quindi questo Benissimo. dell'anno scorso, Allora, diciamo. questo è quello dell'anno scorso, quindi cominciamo con. Attenzione, qui adesso. Qui adesso abbiamo il trionfo Polistirolo. del polistirolo. Va bene. Faremo così. Potrebbe essere un racconto, il trionfo Il del trionfo del polistirolo, polistirolo. qualcosa Sì. cristiano. Ok. Va bene. Ecco qui. Allora, cominciamo con premiare il terzo classificato dell'edizione 2020, che è il racconto Nel mio garage il soldato brucia di Jacopo De Ponti. Ecco qua, Jacopo. Complimenti, Jacopo. Un racconto che ci ha colpito immediatamente. E non so se avete avuto occasione di leggerlo. Un racconto si parlava di. Onirico. Ecco, onirico Non qui. trovo altri termini. Se vuoi dire qualcosa. Sì, beh, grazie. Il racconto è appunto sull'ultimo numero della rivista. Sì, è un delirio scritto in flusso di coscienza. Oserei dire che è anche un modo di scrivere, di fare letteratura barocco, che non si usa più, però è uscito. Mi ha controllato, lo scriveva lui, non scrivevo io. Tipo il burattino, Io no? non ci potevo Ecco. fare nulla, prendetevela con lui nel caso se non vi piace. Allora Però, facciamo i complimenti a lui. Va sì, dai, premio a lui. bene, grazie. Aspetta che ti do la scatolina, così almeno. Allora, secondo classificato per il premio UPNOS 2020 è il racconto Il tag uno stregone di Livio Cazzulani. Oh. Guardate, qua c'è anche l'illustrazione originale fatta dallo stesso Livio per il racconto uscito sulla rivista. Bellissimo, che emozione tenerla qui in mano. Quindi, complimenti Grazie, Livio, grazie grazie a te. Perché mille. tu vuoi Vorrei un dire brevissimo come no? ringraziamento prima di lasciare il posto al. Lasciatemi dire innanzitutto che arrivare secondi dopo
un autore che arriva primo di quel livello, posso dire sì, sono arrivato secondo, ma dopo chi? E niente, grazie perché mi è successa una cosa che non mi era mai capitata in vita mia. Per la prima volta io faccio l'architetto, faccio l'illustratore, ma nessuno mi aveva mai inondato di messaggi, Messenger, WhatsApp, per dirmi che aveva apprezzato. Dire autore è una parola grossa, sono 8 pagine, però soprattutto capendo che l'idea non era di trovare semplicemente un escamotage per fare finire in maniera originale una storia, ma che c'era un'intenzione dietro e niente, chi la leggerà saprà. Diciamo che a me l'inquietudine non basta. Io mi sento molto junghiano, per cui se tiro fuori il simbolo rappresenta sempre una strada, poi sta al lettore trovarla. Benissimo. Grazie a te, Lillo. Grazie. 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 E adesso un autore che forse conoscerete, che ha conquistato il primo posto nel concorso 2020, ed è, chi sarà mai, Lucio Besana, con il racconto Subotica. Ecco qua. Beh, vuoi dire qualcosa? Ma volevo ringraziare la giuria per avermi letto, per aver apprezzato, e poi ho parlato abbastanza prima, quindi... Tieni, aspetta, questo qui anche è bello pesantino. Sì, questo qua. Sì. Benissimo. Allora, adesso ci sediamo nuovamente e parliamo un attimo e terminiamo la risposta alla domanda di Flavio, di quello che è la nostra intenzione, il nostro progetto. Allora, che cosa ci diciamo alla fine di ogni premio, dopo che abbiamo letto i racconti? Uffa, ma difficile, ma come sono belli questi racconti? E poi il dispiacere di pubblicarne solo uno, perché alla fine pubblichiamo il vincitore e... solitamente magari quelli del podio, il secondo e il terzo, come è accaduto quest'anno, ma insomma, perché racconti così belli non pubblicarli? Negli anni abbiamo fatto quella che voi conoscete, l'antologia come Strane Visioni, che raccoglieva, diciamo, il meglio degli ultimi 3 anni del premio UPNOS. Per due volte. Un progetto che direi ci ha dato soddisfazione, però è anche vero che magari dopo 3 anni un racconto, insomma, può essere, anche perché abbiamo visto che nel giro di poco, non dico che come si dice, il mood cambia, però abbiamo già visto che rispetto agli inizi, certo, si sono evoluti parecchio, quindi sì. Per essere rappresentativo ogni 3 anni un po', quindi in effetti questo ci pare un po' restrittivo. Quindi quello che la nostra intenzione, insomma, è quella di inaugurare una collana digitale con tutti i racconti del premio UPNOS che ci hanno più impressionato. Quindi gioco forza, perché li abbiamo selezionati tutti i racconti finalisti di quell'anno, più una scelta di racconti tra gli altri segnalati, con quegli altri che ci sono arrivati. Il progetto è di 14 uscite annue, che vanno da settembre a giugno, che, sì, all'incirca, quindi diciamo un titolo ogni 3 settimane, più o meno. Abbiamo pensato di evitare, insomma, i mesi di luglio e agosto, perché insomma, sono forse quelli meno con meno appeal anche per gli autori. Con le storie, in maniera tale che tutti avranno la possibilità di leggere i racconti finalisti. Avremo anche la possibilità di fare un abbonamento ai 14 numeri dell'anno, per come se fosse una sorta di
appuntamento, no? Sì, sì, sì. Però insomma ti arriva. Che ti arriva mano a mano, in maniera tale che uno avrà poi la possibilità di leggere insomma tutti i racconti. Questo perché? Perché secondo noi, come era anche intenzione del, sì, del premio per Strane Visioni, questo è comunque una selezione rappresentativa. Ovviamente nel nostro piccolo, non è che, però non sono un piccolo che sono 160 racconti che arrivano, molti di veramente di qualità, di quello che è un po' il panorama weird, fantastico italiano. E la collana sarà un po', scusa il dispiacere, perché è vero, quelli che arrivano in finale, ma quest'anno abbiamo avuto la riprova. Siamo stati veramente in difficoltà. Sì, infatti, tra l'altro quest'anno è stato anche difficile, no? Anche sempre. E quindi lasciare fuori alcuni racconti che avevamo apprezzato parecchio per. Sì, perché a volte sono dei dettagli. A volte, certo, veramente sono dei dettagli che fanno la differenza. Dispiace, insomma. Quindi. Poi una cosa che noi abbiamo sempre cercato di fare è anche proporre tipologie di weird differenti, no? Perché ci sono magari case editrici o comunque insomma progetti che anche giustamente, per carità, portano avanti una tipologia, no? Ben definita. Devo dire che se prendiamo solamente il podio che abbiamo appena visto, no? I tre racconti, Subotica, Il tango uno stregone, Nel mio garage il soldato brucia, sono tre racconti completamente diversi uno dall'altro, cioè proprio, ma ognuno con una grande forza, una grande voce originale. Quindi anche per poter mostrare questa diversità, queste sfaccettature, no, di questo tipo di letteratura, che fortunatamente non è una letteratura con i paletti, no? Anzi, è una lettura che rompe i paletti per andarne al di fuori. Questo ci è sembrato la formula migliore, ecco. Curatore sarà Andrea, quindi poi ve la prenderete con lui su tutto. No, scherzo. E niente, quindi a questo punto, in un certo senso, l'annuncio è anche che poi, ovviamente, ci sarà il contatto con il singolo autore, quindi questa è la nostra intenzione, poi ovviamente la pubblicazione dipende da due elementi, l'editore e l'autore, no? Quindi questa è la nostra intenzione. L'autore non è obbligato, chiaramente. No, infatti, dice, infatti, no, infatti. Pubblicare infatti. Quindi questa è la nostra, però insomma, veramente insomma leggendoli, abbiamo tantissimi racconti, sì, che sono di qualità meritevoli di pubblicazione. E anche quelli che sono rimasti fuori, anche lì, ripeto, è stato un bagno di sangue, perché oltre alle discussioni che abbiamo avuto. Sì, 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 va bene, direi che quest'anno, ancora più degli anni passati, certe chat di c'era molto, però, perché è giusto, perché alla fine. Ognuno ha le proprie idee, quindi non sempre eravamo d'accordo, c'è poco da dire, no? Sì, sì. E niente, quindi in pratica la notizia per i finestri di quest'anno è che, se per loro andrà bene, poi ovviamente ognuno verrà contattato per gli estremi dall'ufficio da me. Sarà come una testata all'interno della quale ci sono diversi titoli, o si presenteranno tutti come titoli assistenti? Sarà una cornice? Allora, la cornice sarà il nome della collana. Poi ognuno ha il titolo a sé stante. Quindi. Però anche lì stiamo cercando di, perché si è presentato un altro problema. Essendo pubblicazioni in ebook, quindi racconti di un certo limite, di battute, così, alcuni racconti sono molto lunghi, alcuni più brevi. Quindi potremmo anche proporre anche magari anche due, esatto, racconti di uno stesso autore. Stiamo cercando di dare ovviamente anche più per materiale, ampliare, insomma, lo spettro. Certo, sì, sì. Perché c'è veramente tanta roba che meriterebbe. Quindi la buona notizia, almeno per noi, spero anche per voi, è che avrete occasione di leggerli, insomma, tutti questi racconti, quindi non solo quello che vincerà, che sarà comunque anche pubblicato sulla rivista, ma anche di leggere tutti gli altri. Quindi, a partire da settembre. Se la cosa incontra il favore, a settembre uscirà, diciamo, l'elenco, insomma, dei racconti, no? Insomma, adesso non mi veniva il. Non capivo cosa volevi dire.
l'elenco dei racconti, diciamo, ecco, la scaletta, ecco, la scaletta, ecco. Quindi questo è, diciamo, perché termina un po' il... Va bene, quindi procediamo alla... Allora, innanzitutto, vabbè, Valentino Poppi, che è uno dei, dei finalisti, saluta tutti, ringrazia la giuria e dice purtroppo non è per motivi personali riuscito a intervenire e niente, voleva fare un saluto a tutti. Ricambiamo, naturalmente. Facciamo anche un applauso. Va bene, un applauso. Allora, adesso il... Ripetiamo gli otto finalisti? Sì. Allora, abbiamo racconto Belve Feroci di Eden Keller. Giusto? Keller, Keller. Sì, adesso non... Chiedo scusa. Poi, Chiaro di Luna di Valentina Ramacciotti. Sto cercando di ricordarmi in ordine alfabetico, avevo un foglio che con su scritti, sì, ma non trovo più il foglio, quindi... Vabbè, ma andiamo in ordine sparso. Andiamo in ordine sparso, vai, vai. Visioni simultanee di un ispettore di un assassino, Lucio Besana. Rapporto su di un progetto di trasformazione digitale, sono anche titoli brevi da ricordare, Jacopo De Ponti. Il primo comandamento di Mariano Danza. E poi abbiamo appunto Valentino Poppi con Cicatrici profonde. Profonde. Il primo comandamento di Mariano Danza. Di Mariano Danza. E Ludmilla di Mario Boffo. Ecco Narciso. Ecco Narciso di Carlo Salvoni. Di Carlo Salvoni. Giusto? Abbiamo finito, abbiamo lasciato fuori qualcuno. No, abbiamo detto tutti. Benissimo. Benissimo, vai. Allora, quindi adesso procediamo alla premiazione. Andrea, ma scusa, il mio non l'hai citato. Accidenti, vedi che qualcosa mi ero dimenticato. Allora, cominciamo. Terzo classificato, che è questo qui. Sì. Allora, terzo classificato dell'edizione 2021 è il racconto, togliamo tutto. E racconto Ludmilla di Mario Boffo. Complimenti, veramente un racconto che è breve, ma la sua brevità ci ha colpito tutti in una maniera incredibile. Se vuoi dire due parole. Due cose molto rare. Innanzitutto sono qui per colpa di mio figlio Marco, perché insomma è lui... È il grande appassionato di Lovecraft e di Guida, anche io lo sono, però insomma, io non volevo neanche partecipare perché insomma, pur appassionato del genere, insomma, non mi sentivo così esperto come tutti voi, insomma, mi sentivo un po' un outsider, diciamo così. Poi, poiché siamo in atmosfera Lovecraftiana, ho detto, vabbè, un outsider ci sarà. Meglio di così. Grazie a tutti, grazie alla giuria. Grazie a te. E come? Sì, sì, la scatola, certo, guarda, ho anche questo qui che... Perché sono in viaggio, dice. Sì, è anche questo. Me lo dica. Perfetto. Grazie. Benissimo. Grazie. Allora, secondo racconto classificato è... se riesco a tirarlo fuori... Poi qua, tanto ricogliamo tutto dal polistirolo, eh. Questo devo leggerlo perché è lungo. Visioni simultanee di un ispettore e di un assassino di Lucio Besana. Potevi stare qua già che c'ero. Beh, quindi ancora una volta, grazie alla giuria. Potevi stare anche qua seduto. Vabbè. Due parole sul racconto. Visioni simultanee è un racconto che ho scritto immediatamente dopo la serie Cremisi, che non ho inserito nella serie perché... mi sembrava l'inizio di un nuovo lavoro, e ibrida il genere weird con il genere crime. È una detective story che prende in sé alcuni elementi del weird classico. Spero, con il progetto che hanno annunciato, che lo leggerete presto, mi farete sapere. Scatola. Allora, questo... questo andiamo meno. Allora,
un attimo di suspense. Allora, primo classificato, edizione del 2021, è il racconto Chiaro di Luna di Valentina Ramacciotti. Piacere. Sono davvero emozionata, veramente un onore. E niente, anch'io due parole sul racconto. Come so, quello che vuoi. È un racconto un po' particolare. Io mi sono divertita moltissimo a scriverlo, come diceva il collega. Ci sono dei racconti che ti attraversano, che si prepotenti proprio, e secondo me quando succede forse sono le cose migliori, no? Ti attraversano e te sei un medium, un transfer che agisci per conto di entità. E quindi niente, veramente grazie. Grazie a te per il tuo racconto, grazie mille. Complimenti a Valentina, il racconto che leggerete quindi sul 13° numero di Upnos, in uscita verso fine anno, e poi contestualmente all'uscita sulla rivista uscirà anche l'ebook nella collana che vi abbiamo preannunciato prima. Quindi aspetta, Valentina, questo perché anche lì ci vuole. E niente, allora, quindi noi ringraziamo tutti per quanto riguarda il premio, da parte mia, di Laura che non c'è, di Andrea. Mia. E di Francesco, e quindi vi invitiamo a continuare a seguirci e a partecipare al premio, perché facciamo così: partecipate però solo se avete bei racconti, però insomma, visto che la gente che c'è qua, direi che andiamo bene, che andiamo benissimo. E quindi grazie ancora di tutto, vi ricordo che potrete poi acquistare sia il libro Lucio Besana, che vi autograferà in questo momento, perché poi non si sa quando lo rivedrete, non è vero, scherzo, però insomma, quello di Paget purtroppo abbiamo chiamato il burattino, ma non è voluto venire, quindi niente da fare, e vi ringrazio particolarmente perché per me questa è un momento finalmente per ritrovarsi, parlare di questa nostra passione, confrontarci, che se è vero si fa anche online e tutto, però insomma, questo quello che c'è oggi ci è mancato tanto. Quindi grazie ancora a tutti voi e alla prossima, presto.